La gente diceva: guarda che stanno venendo giù dei morti per il secchia. Noi correvamo qua, c'era anche la mia mamma sempre per mano, e vedevamo i morti andare verso il Po. Verso il Po. Okay. Salve a tutti, io mi chiamo Ivano Taglietti e sono presidente della sezione Ampi Barona di Milano. Purtroppo in questo tempo sospeso della pandemia, del Covid, dobbiamo adeguarci e volevamo trovarci tutti insieme, guardarci negli occhi e parlare di Vera, di Gladys, e purtroppo invece ci tocca presentarvi questo libretto che ci è costato fatica, ma anche impegno, ma soprattutto anche piacere. E si chiama Sul manubrio della bicicletta, storia di resistenza nel basso Mantovano. È una presentazione legata a Book City 2020, perciò ringraziamo immediatamente Book City e il municipio di zona 6 Milano, che ci dà la possibilità di usare questo sistema virtuale di presentazione per quest'anno di questo libretto. Come vedete è un libricino piccolino, però è pieno di cose simpatiche, carine e soprattutto emotivamente importanti. Come ho letto, è storia di resistenza nel basso Mantovano, è un po' la vita, soprattutto la vita giovanile, la vita che ha lasciato un segno di Vera Vincenzi, che è tuttora vivente, è una compagna antifascista iscritta alla nostra sezione, alla sezione dell'Ampi Barona di Milano. C'è qui con me Ivano Casati, che ha raccolto insieme a Sandro Lecca le testimonianze per poi appunto realizzare questo libricino. Perciò chi meglio di lui può darci qualche indicazione, poi magari vi leggerò un pezzettino, perché davvero Vera, Gladys, vale la pena leggerla e soprattutto viverla in questa scrittura. Vai, Ivano. Buonasera a tutti. Parto dicendo che la gestazione della pubblicazione di questo libretto è stata abbastanza complessa ed è durata parecchi anni. La nascita, l'idea di mettere insieme queste storie nasce da un proseguimento che l'Ampi Barona ha sviluppato in questi ultimissimi anni, no? Di progetto in cui la sezione entra nelle scuole, nel quartiere, soprattutto in contatto con le quinte elementari, con le terze medie e con le quinte superiori, no? E un progetto che è un po' diviso in due momenti. Un momento all'interno del quale noi andiamo nelle classi, no? E illustriamo un po' quali sono i nostri obiettivi, le nostre cose, ma soprattutto la possibilità di portare il nostro ultimo partigiano, Mario Ciurli, proprio perché la presenza sua è molto importante nel raccontare proprio episodi della sua storia, della sua storia di partigiano. L'altro momento era quello di uscire dal quartiere e far incontrare le alunne e gli alunni con le lapidi dei partigiani che sono presenti appunto nel nostro quartiere. Purtroppo in questi anni, in questi ultimi anni, Mario, vista l'età che ha, non era più in grado di venire con noi, perché era un percorso abbastanza faticoso, complessivamente ci portava sempre via per 2 ore. E allora abbiamo chiesto a Vera di sostituirlo, no? Proprio per la storia che Vera, no, ci ha sempre raccontato, però mai così a spizzichi e bottoni. E la cosa bella era vedere come Vera, con i racconti che faceva, con le cose che diceva agli alunni,
c'era questo interessamento, cioè proprio lo vedevi anche fisicamente l'interesse degli alunni e delle alunne. Da qui, man mano, è nata un po' l'idea di mettere insieme questi racconti, no? Che lei faceva ogni anno in tutte le varie classi. Quindi, insieme a Sandro Lecca, abbiamo cominciato a dare un po' ordine a queste sue storie. Dare un po' ordine vuol dire cominciare a far parlare Vera, piano piano, partendo dalla sua nascita, partendo dai suoi primi anni, e mano a mano arrivare fino all'età dei suoi 15 anni, quando lei abbandona il territorio dove era vissuta, quindi nel Mantovano, per venire a Milano. Una volta che questo lavoro è stato assemblato, messo insieme, perché era anche abbastanza faticoso registrare la voce di Vera, confrontarci, metterla insieme e sistemare, ripeto, è un lavoro che è durato quasi 2 anni, alla fine però siamo riusciti a mettere insieme il tutto e abbiamo proposto alla sezione, no, la possibilità di pubblicare, no, questo racconto, e difatti la sezione è stata contentissima di fare questa pubblicazione che, come diceva anche Ivano, è questa. Finisco un attimino solo per raccontare c'è proprio il senso anche del titolo che abbiamo dato. Difatti, un piccolo capitoletto si intitolato In bicicletta con la mamma staffetta. La mamma metteva le armi, oppure 5 coperte, in 2 borse che appendeva al manubrio della bicicletta. Poi faceva sedere me sul manubrio e andavamo. Dopo pochi chilometri, da casa nostra, la mamma fermava la bicicletta vicino a un fosso tra gli alberi, dove c'era un signore ad aspettarci, che prendeva le borse e le portava in montagna. Tante volte incontravamo le brigate nere, che andavano avanti e indietro in bicicletta per controllare la zona. Mia mamma continuava a pedalare tranquilla, poi, quando quelli erano vicini, frenava, metteva giù il piede e tirava un po' sulla gonna. Erano tipi molto giovani e la mia mamma aveva davvero delle belle gambe. Uno lo chiamavano Screech, proprio un gran ganassa, faceva il capo ed era anche un brutto portone. Le diceva: buongiorno, ma cosa fate da queste parti? E andiamo un po' in giro, ma lei vede dove va? Vado da mia mamma a portare un po' di verdura. Lei è vecchia e non va più nell'orto perché ha paura dei bombardamenti. Allora quei fascisti ci lasciavano andare, nemmeno una volta hanno chiesto di vedere quello che va dentro le borse. Neanche hanno chiesto mai di mostrare il permesso di usare la bicicletta, perché allora bisognava andare al comando tedesco e fare richiesta motivata per poter utilizzare la bicicletta. Va bene, allora, tempo breve, ma ringraziamo ancora Book City e il municipio di zona 6 Milano, il municipio 6 di Milano, per la possibilità, purtroppo, come ho detto in maniera virtuale, di presentare questo libretto, che spero e mi auguro sarà presto nelle vostre mani, perché ne vale la pena, come avete visto ci è costato fatica, ma è davvero un lavoro di memoria, di semina e soprattutto per le nuove generazioni. Io vi saluto e vi ringrazio, leggendo anch'io un pezzettino del libro, che è legato soprattutto alla presentazione, ringraziando Sandro e Ivano per il lavoro svolto e naturalmente ringraziando poi Vera, ma questo lo farò di persona. Vera è le donne, tutte le donne che arrivano con Vera. Allora, quale migliore augurio per tutti voi che state leggendo queste righe? Di trovare nella storia di Vera un attimo d'insieme
con tutto quello che ci circonda. Il suo racconto sarà racconto di tutti quelli che amiamo. Il suo pensiero si confonderà, si mischerà, si sovrapporrà ai nostri pensieri di tante letture, conoscenze e relazioni, che ognuno di noi serva lì in un angolino nascosto del nostro essere. E come sempre evidenzio le piccole storie che hanno fatto la storia grande. Perciò la piccola storia di Clavis, di Vera, sarà per tutti noi la nostra storia grande, piena apparentemente di cose lontane nel tempo e nel vivere, ma sorprendentemente vicine, vicinissime nel nostro essere di donne e uomini liberi. Oggi, semplicemente, felice lettura e un bacio a Vera.